Affermativo, tenente. Siamo in posizione. Perfetto. Che nessuno si muova fino al mio segnale, chiaro? Appena mette un piede fuori, lo inchiodiamo. Bene, tenente. È una fortuna che abbiano visto l'auto. Ma che fa lì dentro? Illuminami. Sei tu il criminologo, no? Sei tu che dovresti essere dentro alla scuola. È questo. Quello che so di Ethan Mars non corrisponde al profilo dell'assassino. Io invece so cosa sceglierebbe la giuria tra le tue teorie e delle prove concrete. Che cazzo ci fa qui quella ragazza? Mars e Sheura è nei guai. Che facciamo, tenente? Interveniamo. No, aspettate. La polizia ha circondato l'edificio in cui si trova Ethan. Sta entrando. Forse è già lì. Tanto meglio. Non vogliamo nessuno nei paraggi quando Mars verrà. Ethan, cos'è successo? La polizia è qua fuori. Credo vogliano arrestarti. Ci serve un'altra via di uscita. Merda. Una soluzione. Che cazzo fanno là dentro? Dai, ci deve... State pronti a intervenire. È in pessime condizioni. Ma cosa è successo? No! No! È troppo in alto. La finestra è troppo in alto. Non riesco a raggiungerla. Pronti al mio via. Tu resta qui, Jaden. Te lo scordi. Io vengo con te. Due uomini alla porta, gli altri in posizione. Via! In alto! Merda. Abbiamo gli sbirri addosso. Tenente. Non c'è via d'uscita. Un uomo e una donna escono da qui. Una donna? Merda, ci hanno visto. Merda. Dobbiamo darci una mossa finché siamo ancora in giro. Scendete tutti! Sono nel vicolo! Seguiteli! La metropolitana. Oddio, è praticamente incosciente. Peso morto. Non riuscirò a trasportarlo per molto. Ethan sta peggiorando. Sembra che faccia fatica a respirare. La folla. Potremmo confonderci tra la folla. Sono da per...
Attenzione! Ehi! Cazzo, guarda dove vai, figlia di puttana! Ah! Oh! Date, Tommy! Polizia! Fermo, sparo! Pensa a qualcosa. Pensa. Presto! Presto! Ethan, presto, ci vestirà! Peggiora. Dobbiamo salire su quel treno, Ethan. È l'unica possibilità.